E buongiorno a tutti. Eccoci in questo nuovo video. Prima di cominciare vi ricordo di lasciare un like per sostenerci, di iscrivervi se non siete già iscritti e di lasciare un commento perché immagino avrete la vostra opinione in merito all'argomento del video che avrete visto dalla copertina, insomma. Niente, vado subito al focus. Quello che è successo ieri non era preventivato, come non era preventivato questo video, che deriva proprio dalla notizia che è uscita ieri in tardo pomeriggio, sera. Niente, sostanzialmente ognuno stava facendo quello che doveva fare nella sua vita e all'improvviso arriva questa notizia che distrugge sostanzialmente l'umore della piazza perché ormai penso sia ufficiale, nel senso manca veramente le firme, anche perché oggi si chiude il mercato, quindi c'è poco tempo. Johnsen, Dennis Johnsen passa alla Cremonese con 3 anni e mezzo di contratto e lascia quindi Venezia ed è qualcosa sinceramente che non mi aspettavo assolutamente. Soprattutto per come è venuto e nelle tempistiche in cui è venuto, che io trovo abbastanza scandalose. Io capisco il giocatore, capisco che il contratto può essere ben remunerativo, diciamo. Non capisco la tempistica, nel senso, anche per fare un piacere alla squadra, al tuo allenatore, al club stesso, ai tifosi, io non vedo perché devi accettare una proposta che comunque probabilmente sul tavolo sarebbe rimasta anche fino a giugno, perché il giocatore vale e lui sa di valere. Perché accettarla proprio ora, a un giorno dalla scadenza del contratto, perché è accaduto ieri, mettendo sostanzialmente in una situazione difficilissima il club. Oltretutto il giocatore passa a una diretta concorrente, è quello che mi fa abbastanza incazzare, più che altro. E avrei capito di più se avesse accettato una proposta di un club di Serie A, comunque di una squadra che magari si sta salvando, o di metà classifica, quello che è. Passare così a una diretta concorrente un po' fa passare il messaggio che ritieni siano più forti loro, ritieni che abbiano più speranze loro di andare in Serie A e quindi sottostimi il valore della tua stessa squadra, ormai ex squadra. Allo stesso tempo ho pensato subito ai compagni come hanno reagito ieri alla notizia, anche perché cioè, mi troverei veramente in difficoltà con uno che è stato al mio fianco in allenamento il giorno stesso e all'improvviso esce che domani non ci sarà più. Ed è incredibile perché veramente non se lo aspettava nessuno. E c'è poco da dire, nel senso si è presentato, cioè la dinamica della trattativa è stata questa. Da quanto si apprende, si è presentato dai dirigenti con l'offerta già pronta, sottolineando che l'offerta lui l'aveva già accettata e che voleva essere ceduto subito. Il club non ho posto resistenza perché si può fare ben poco con un giocatore che comunque ha chiesto di essere ceduto perché c'è un'offerta importante in ballo. Infatti, tornando al discorso di prima, ovviamente Johnsen accetta la Cremonese, sì, perché la ritiene forte, per carità, e ha ragione, ma comunque anche noi lo siamo fondamentalmente. Ma accetta soprattutto, secondo me, per un motivo economico importante, ecco. E va benissimo, ok. E quindi la società ha potuto solo che accettare la cosa e lasciare partire il ragazzo. Adesso non si hanno ancora le cifre precise della cessione, però questo è. Io non imputo alla società il fatto che non sia ambizioso in questo senso, perché con un giocatore che ti si presenta lì e chiede di essere ceduto, tu puoi fare ben poco. Poi
puoi forzarlo, puoi convincerlo a rimanere, lasciarlo in tribuna fino a fine stagione, quello che è, però di base per non deprezzarlo devi venderlo ora se ti ha chiesto di essere ceduto, così sappiamo ormai che i giocatori hanno sempre più potere contrattuale e quindi va così. L'unica cosa che io avrei fatto al posto di Jonsen, ecco, sarebbe una, nel senso, aspettare l'estate. Perché ci sta benissimo che tu vuoi trasferirti, vuoi accettare un contratto importante, con soldi importanti. Ma dico io, aspetta almeno giugno, finisce la stagione, andrà come andrà, e poi sai che la società è al corrente che tu te ne andrai. Sei rispettoso col club, con i tifosi, con i tuoi stessi compagni e rimani fino a giugno e poi sai che hai quell'offerta lì, sai che l'hai già accettata, firmi il tuo precontratto, quel cazzo che vuoi e poi te ne vai. Comunque vadano le cose, che andiamo in Serie A, che rimaniamo in B, non mi interessa. E così non è stato. A peggiorare la situazione è il fatto che tu al momento non puoi intervenire sul mercato per rimpiazzarlo neanche all'ultimo, che avresti fatto comunque fatica a trovare qualcosa di utile nelle ultime ore, perché insomma trovi quel che trovi e le squadre si sono già diciamo settate e sono già complete e vogliono rimanere così, quindi trovi veramente gli scarti. Detto questo, qualcosa potevi fare. Purtroppo ho preso anch'io bene le dinamiche delle dinamiche particolari, ossia il fatto che il Venezia non può effettuare operazioni in entrata fino a che non osserveranno questa situazione, perché è risultato che per un giocatore che abbiamo preso con la passata gestione Menta, col DS Menta, non sono state pagate le commissioni. Non ho ben capito di che trattativa si parla. Qualcuno dice che si tratti di quisance, stiamo a vedere, non mi permetto di dire che sia sicuramente quella la trattativa incriminata, diciamo, però questo va a peggiorare la situazione, nel senso che tu adesso non puoi neanche dire, volendo potrai intervenire, no, non lo puoi fare, rimane così. Poi sicuramente la situazione economica del club, che adesso vedrà entrare nuovi soci, a livello economico non è rosea, e quindi anche questo tipo di offerta può far comodo, questa cessione può far comodo al Venezia, non lo metto in dubbio. Io dico solo che non è quello il punto di questa trattativa, è dipeso molto dalla volontà di Jones. Poi sicuramente la società ne trae vantaggio a livello economico, però a livello di valore di squadra per me ne perde molto. Quel che penso del giocatore Jonsen è che fosse di valore. A me piaceva molto, mi piaceva come si muoveva, un giocatore agile che piaceva molto al mister. È sempre stato schierato quasi sempre da titolare, quindi non si può dire che non perdiamo nulla, ecco. Perdiamo molto e perdiamo un po' di imprevedibilità che sapeva dare lì in attacco, con un giocatore che salta l'uomo. È sempre rischioso darlo via, però in questo caso hai dovuto farlo. Quindi ecco, non imputerei ai problemi economici della società, che speriamo vengano risolti con l'entrata dei nuovi soci, non imputerei a questo il fatto che il giocatore sia stato ceduto. Puoi far ben poco anche se sei messo bene economicamente, a meno che tu non voglia perdere soldi perché i giocatori lasciati in panchina o lasciati in tribuna addirittura si deprezzano inevitabilmente, quindi dovevi cederlo, se te l'ha chiesto dovevi cederlo, purtroppo va così, quindi non imputerei a quello. Certo che, come sappiamo, al Venezia ci sono ingaggi pesantissimi che sono insostenibili per quasi tutte le squadre di Serie B, e sicuramente fa comodo. Però vorrei anche sapere l'opinione, ad esempio, di Mister Vanoli, cioè, cosa ne pensa lui? Probabilmente si renderà conto che la società qua ha poche responsabilità e se la prenderà più col giocatore,
come lo faccio io d'altronde. Perché sinceramente io trovo che Johnson si è comportato in modo imbarazzante e vergognoso, a dir poco. Quindi ora bisogna pensare a riorganizzare la squadra, nel senso riorganizzare non la squadra ma l'attacco. Ho sentito molti che adesso insomma pensano che le nostre ambizioni di A si vadano a ridimensionare. Allora io dico che certamente non è un bel segnale che venga ceduto un attaccante che si può dire titolare, venga ceduto così per l'ultimo giorno di mercato, ultimo giorno di mercato. Se ci sarà l'ufficialità oggi, ed è verissimo, però la squadra rimane forte. Io ritengo Johnson un giocatore forte, però adesso abbiamo un attacco che comunque il suo valore ce l'ha. Certo, qualcuno prenderà sicuramente più rilevanza, qualcuno come ad esempio Olivieri che è entrato di rado e sicuramente adesso sarà utilizzato di più, o come lo stesso Šešek. Di certo non vai a rimpiazzare le caratteristiche che Johnsen aveva, questo è impossibile ed è un giocatore abbastanza unico, cioè bisogna ammetterlo anche se non è più un giocatore nostro, però è così. Non perdiamo un signor nessuno, ecco. Certamente non perdiamo ad esempio, non è un Goleador, abbiamo visto che sotto porta comunque non è eccezionale, anche perché se lo fosse non giocherebbe in Serie B. Con l'agilità che ha, con la bravura nell'uno contro uno, se è un giocatore che segna anche molto, è un giocatore di livello assoluto, non per la B ma per la A. Certamente quello che mancherà non sono per me i gol, ma ad esempio gli assist. Gli assist e le azioni che portano al gol, il passaggio prima che porta all'assist, perché secondo me Jones è uno di quei giocatori che ti crea la superiorità è che ti permette di innescare l'azione che porta al gol. Quindi in quelle dinamiche sicuramente un giocatore così mancherà tanto. Mancherà tanto, ma allo stesso tempo dico che il nostro attacco è di grandissimo livello, soprattutto se pensiamo agli altri attacchi della Serie B. Quindi mi auguro che da questa brutta vicenda, da questa sessione arrivata così last minute, e ne derivi almeno qualche opportunità in attacco. Io vorrei vedere fino a fine della stagione Poyenpalo e Gittker insieme in attacco, quindi un attacco a due punte, che per ora si è visto ben poco, però secondo me non farli giocare assieme è uno spreco, perché garantiscono tutti e due tanti gol, e vederli assieme mi incuriosisce parecchio, quindi ecco. Non siamo sprovvisti di attaccanti, dico. Non sono tanto i titolari che mi preoccupano quanto i giocatori dietro che ora più che mai devono dimostrare di valere. Devono aiutare la squadra, devono aiutare i compagni a far gol nella manovra, perché con Johnson penso che si perda parecchio, soprattutto da quel punto di vista. Quindi non tanto il fatto di gol in sé. Nulla, vado a chiudere dicendo che comunque è una cessione che fa male, che ieri mi ha abbastanza sconvolto. Oggi sto un po' già accettando la cosa e ripensando all'attacco che verrà, insomma. Chiudo dicendo che io, Jonsen, imputo una scelta sbagliata più che altro ai tempistiche. Io comprendo la volontà di andarsene per motivi contrattuali, vuoi prendere di più, è legittimo, nessuno ti dice nulla. Ma farlo in queste tempistiche qua è veramente vergognoso per non dire altro. E stai facendo male comunque una piazza che ti ha voluto bene, che ti ha apprezzato, che ha esultato per i tuoi gol, che ha esultato per le tue giocate. Nessuno ti obbligava a rimanere qui, ma un po' di rispetto in più per la piazza per me poteva averlo. Invece, vabbè, è andata come è andata e cosa gli dobbiamo dire? Meglio non dire nulla, va. E niente, quello che dovevo dire lo. Io l'ho detto, se avete qualcosa da aggiungere, da sottolineare che io mi sono dimenticato, scrivetelo pure, ci sarà sicuramente qualcosa che non ho detto perché le idee sono tante confusionarie in questi momenti e ci sta, e va bene così, siamo tifosi d'altronde. Ricordatevi di iscrivervi, di lasciare un like, di lasciare appunto un commento se avete una vostra opinione che diverge dalla mia o siete concordi e attivate la campanella per non perdervi nessun nuovo video. È sempre Forza Unione che viene sempre prima dei giocatori che indossano la maglia.